cominciamo un po' una descrizione un po' didattica di come si deve svolgere una degustazione. Come voi vedrete nei video che io faccio e che magari avete già visto, ma come tutti quelli che potete vedere che fanno le degustazioni, faccio prima l'analisi visiva, poi faccio l'analisi olfattiva e infine l'analisi gustativa. Queste tre fasi, diciamo che hanno dei pesi anche differenti. Le varie associazioni, che ne so, l'AIS, l'ONAV, l'Istituto Superiore di Bordeaux e così via, ce ne sono tante, hanno fatto alcune schede dove, diciamo, per ciascuna di queste fasi assegnano appunto dei voti, dove appunto o gli esperti o i corsisti fanno le loro considerazioni e poi questi voti vengono pesati in base, diciamo, alla importanza dell'esame che si sta facendo. Quindi l'esame visivo, diciamo, è quello che ha un peso minore, no? Noi possiamo, ecco, nell'esame, se possiamo cominciare con l'esame visivo, possiamo considerare che nell'esame visivo noi andiamo a vedere quanto il liquido che abbiamo dentro il bicchiere, magari quanto è trasparente, quanto, non so, è luminoso. Nel caso degli spumanti, dei vini spumantizzati, andremo a vedere la consistenza delle bollicine, del perlace, quindi andremo a vedere magari se sono più o meno fitte, più o meno grossolane, se sono più o meno persistenti. Poi andremo a vedere chiaramente anche il colore del vino, che ci rivela per esempio quanto il vino è più o meno invecchiato. Se andiamo ad esempio sui vini bianchi, nell'invecchiamento del vino bianco il colore tenderà a diventare più scuro, più ambrato, mentre nei vini rossi al contrario, tenderà il vino rosso a perdere colore e quindi si va più magari dal rubino al granato all'aranciato, quindi sempre più scarico. Quindi, diciamo, queste sono tutte caratteristiche che ci danno già una prima impressione, ci fanno vedere questo vino quanto può essere ad esempio più o meno invecchiato, ci dicono quanto può essere più o meno sano. E oltretutto poi il colore spesso è un po' consonante con i nostri gusti personali, che però possono variare nel tempo. Io ad esempio, se quando inizialmente della mia esperienza avessi degustato un Pinot Noir, che generalmente hanno un colore molto scarico, un rosso molto scarico, magari l'avrei considerato male, mentre adesso tendo più a, diciamo, il mio gusto è più consonante a quello stile lì. Quindi chiaramente, come dicevamo prima, il gusto si allena e si affina nel tempo e chiaramente anche dopo 10-15 anni c'è sempre da evolvere e da espandere il proprio spettro organolettico. Quindi abbiamo detto, la prima fase è la fase visiva, quindi andiamo ad analizzare il vino. Generalmente prendiamo il bicchiere, anzi lo possiamo anche magari fare direttamente, ci versiamo questo qua. Ecco, ad esempio, io qui, per fare questa breve introduzione alla degustazione, ho preso due vini del Lazio, anche per fare, diciamo, per stare un po' sulla stessa zona. Questo è un Syrah di Principe Pallavicini, lo andiamo a versare. E se dovessimo fare un esame olfattivo, per prima cosa noi questo bicchiere lo mettiamo generalmente, diciamo, con uno sfondo chiaro. A volte si mette anche un foglio chiaro davanti, in modo da vedere un po' le trasparenze. In questo caso vediamo che è un rosso rubino molto pulito, molto luminoso, e diciamo, se questo vino lo facciamo un po' roteare nel bicchiere, un'altra caratteristica importante nell'esame visivo sono i cosiddetti archetti, che in questo caso non ci sono quasi per nulla, perché questo è un vino giovane e probabilmente ha un tasso alcolico nemmeno troppo alto. Però generalmente, se noi per esempio andiamo a degustare dei Baroli, dei Brunelli invecchiati, vedremo che si formano degli archetti quando il vino scende, e quello ci sta a indicare un po' anche il tasso alcolico del vino.
E quindi l'esame visivo grosso modo è questo. Poi noi possiamo anche trovare magari dei vini con una certa torbidità, no? Dei vini torbidi. Beh, questo non sempre denota diciamo, difetto del vino, perché ad esempio adesso vanno molto i vini naturali, non filtrati, e quindi possiamo trovare un vino torbido che magari è fantastico, però diciamo che generalmente se un vino è torbido ci potrebbe essere qualche difetto.